Salve, sono Lucia Deccai dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Il mio intervento riguarda lo sviluppo di sistemi di sensing soft meccanici in robotica, in particolare in soft robotics e per sistemi indossabili. Vorrei dire che presso l'IT coordino la linea di software robotic perception. Il nostro gruppo ha come fine ultimo la realizzazione di nuovi sistemi che possano interagire con l'ambiente nel modo più naturale possibile, grazie alla loro percezione, in particolare grazie al tatto. A tal fine lavoriamo in diverse aree. Dallo studio del tatto in natura, in particolare gli aspetti biomeccanici dell'encoding, alla realizzazione dei sistemi robotici stessi che possono implementare, ad esempio, grasping e manipolazione. E la nostra attività principale è quella dello sviluppo di metodi nuovi di traduzione con materiali soft. In tal ambito voglio descrivervi tre casi di sensori che possono fornire informazioni o di tipo proprioscettivo ed esteroscettivo in modo localizzato o distribuito. Il primo caso tratta un sensore di deformazione, di strain capacitivo, che è stato fabbricato combinando diversi strati di materiale conduttivo, come un tessuto induttivo, e materiale elastomerico isolante ma elastico. Grazie a questa configurazione, al metodo di traduzione, si riesce ad avere una misura precisa dell'angolo del giunto. In particolare si misura la deformazione e si correla all'angolo con un RMSE minore di 4 gradi. Diversi elementi sensibili sono stati integrati in ginocchiere e cavigliere per rilevare il movimento dei diversi gradi di libertà. Ad esempio, qui vedete dei video che mostrano la caratterizzazione del sistema. Questi indumenti intelligenti sono stati integrati in un esoscheletro soft nell'ambito del progetto europeo XoSoft e i loro segnali di uscita sono stati usati come feedback sensoriale al sistema di controllo dell'esoscheletro stesso. Il secondo caso tratta di un sensore induttivo, è un nuovo concept dove abbiamo sfruttato la variazione del campo magnetico dovuta alla deformazione, in particolare al piegamento di un coil planare. Quindi il risultato è la misura precisa dell'angolo di folding o del raggio di curvatura del bending del coil stesso. Questi coil sono realizzati o tramite delle PCB semplici in rame su cotone oppure per renderli più cedevoli, più integrabili in robot o sistemi indossabili, sono stati realizzati stampando dei metalli liquidi sul film di PDMS. Qua vediamo l'uscita dei diversi prototipi, sia nel caso di folding che di bending. Tale uscita è indipendente dalla velocità, no? E soprattutto non ha isteresi e il sistema non è sensibile al substrato su cui poggia, per cui questo può aprire una serie di applicazioni. Ha una risoluzione molto elevata, fino a 0,01 gradi nel caso di folding, è molto stabile e scalabile. Qua si vedono anche due potenziali applicazioni, come dicevo, nel campo di wearable o di un attuatore pneumatico soft. In entrambi i casi si riesce a rilevare l'angolo del giunto oppure il raggio di curvatura dell'attuatore che si muove. Infine vorrei mostrarvi questa tecnologia che riguarda una pelle tattile realizzata tramite una guida d'onda soft fatta con un substrato di PDMS otticamente trasparente, alla cui periferia sono alternati ricevitori ed emettitori. Il sistema quindi ha un'area sensibile libera da cavi e connessioni, si ha una griglia virtuale all'interno della quale si ha una distribuzione di pressione e tramite una strategia di machine learning si può compensare l'isteresi dovuta al materiale non lineare. Questo è il prototipo, non è estensibile ma è flessibile e queste sono, due, diciamo, questi sono due video che mostrano come si può fare la ricostruzione del multitouch e la discriminazione di pressione. Mi fermo qui.
Vi ringrazio, questa è la mia mail per eventuali domande e commenti.